Grazie per essere venuti numerosi qui in piazza di sabato sera. 5 anni fa chiedemmo a Nichi Vendola e chiedemmo anche a tutti coloro che furono eletti con lui in consiglio regionale. Chiedemmo di avere tanto coraggio e tanta responsabilità e buon senso per dipanare l'effetto notte che gravava sulla nostra bellissima terra, sulla nostra bellissima Puglia. Era una regione ferma. Una regione spenta, una regione che aveva perso la voglia di sognare in grande, una regione umiliata ed emarginata. 5 anni fa, in quella bellissima primavera del 2005, Nichi Vendola raccolse la sfida e noi con lui. Non abbiamo mai nascosto in questi 5 anni l'ambizione e la tensione che c'erano dietro quella bellissima e magnifica sfida. Dopo 5 anni possiamo e posso stasera raccontare una storia diversa. Di solito le storie, le favole iniziano con quelle parole: c'era una volta. Bene, possiamo dire che c'era una volta quella Puglia di cui ho parlato poc'anzi, c'è oggi una Puglia non più la bella e sfortunata Cenerentola del Mezzogiorno d'Italia. Oggi c'è la Puglia locomotiva di testa della carovana che si chiama Mezzogiorno d'Italia. Oggi la Puglia è la locomotiva di testa di un pezzo d'Italia che vuole riscattarsi. Di un pezzo d'Italia, il Mezzogiorno, che vuole diventare padrone del proprio presente e ridisegnare con le proprie forze, senza alcun assistenzialismo, il proprio futuro. Guardate, oggi respiriamo anche nelle regioni del Mezzogiorno la voglia di riscatto. Oggi possiamo toccare con mano la voglia di progettare un qualcosa di diverso nelle nostre regioni meridionali. E in quella voglia che noi oggi respiriamo e tocchiamo con mano, guardate, c'è tanto sangue del Sud. In quella voglia c'è tanta politica del Sud. In quella voglia di riscatto ci sono tante, ma tante idee che vengono partorite qui, in Puglia, e di questo noi pugliesi dobbiamo essere profondamente orgogliosi. Abbiamo costruito un'idea di Puglia completamente diversa. Oggi sulla nostra regione sono puntati i riflettori non solo della Italia intera, ma su di noi c'è l'attenzione anche europea. Abbiamo varcato i confini, abbiamo riallacciato la Puglia non solo al resto d'Italia, abbiamo riallacciato la Puglia all'Europa intera. Bene, coloro che si occupano di economia dicono che in Puglia nel 2005, 5 anni fa, il PIL, il prodotto interno lordo, era dello 0,1%.
nel 2007 è schizzato al 2,6%. Bene, chi non ama, come me, parlare di economia, parla di tutt'altro. Parla di cose che possiamo raccontare e toccare con mano. Il turismo. Abbiamo finalmente superato le regioni riferimento in Italia in chiave di turismo, la Toscana e l'Emilia Romagna. Ma guardate, ci sono altre cartoline di questi 5 anni che oggi poniamo nelle vostre mani. Per esempio, la stabilizzazione di circa 20.000, ripeto, 20.000 operai in ogni campo. Guardate, a Conversano, ricordate, conoscete molto meglio di me, quegli operai che chiamiamo acquaioli, quelli che erano costretti ad elemosinare, ripeto, ad elemosinare circa 35 giornate l'anno per portare a casa un minimo reddito di sopravvivenza. Ma tanti altri precari, condannati a vivere in uno stato di precarietà che poi si riversava sulla famiglia. 20.000 operai strappati dalla realtà del precariato. Guardate, non amiamo parlare in termini generici di tutela della famiglia. Ma cosa è se non tutela della famiglia in senso non lato, ma in senso vero? La stabilizzazione di 20.000 operai che rendono serene 20.000 famiglie. Cosa è se non tutela della famiglia l'abolizione del ticket sui farmaci al di sotto dei 29.000 euro? Cosa è se non tutela della famiglia l'assegno di cura, quella che permette con 500 euro al mese alle famiglie che hanno disabili gravi al proprio interno di curare con questo sostegno pubblico il proprio congiunto? Se no, cos'è se non tutela della famiglia, soprattutto della famiglia giovane? La dote per i neonati, 2.400 euro al mese da trasformare in servizi. Cos'è se non tutela della famiglia quel grande investimento per le giovani generazioni? Quei nomi fantasiosi che ormai conoscono tutti: bollenti spiriti, ritorno al futuro, contratto etico, laboratorio urbano. 12.500 nostri figli, nostri ragazzi hanno potuto tirare dal cassetto i propri sogni, i propri progetti e realizzarli. Cos'è questa se non tutela della famiglia? Se non è, cos'è questa se non essere accanto alla famiglia? Quanti genitori non potevano soddisfare questi sogni dei propri figli? 12.500. Se non è, cos'è se non tutela della famiglia quella sospensione? Sono leggi del 2006, sono leggi probabilmente passate nel dimenticatoio. Quella legge che sospende, mi rivolgo agli agricoltori, quella odiosa tassa che si pagava ai consorzi di bonifica. Tutti questi provvedimenti, tutte queste leggi hanno un minimo comune denominatore, hanno un filo che li lega, che va sotto il nome, il titolo. Il titolo, e lo dico con orgoglio, di amore per la famiglia.